Poracci, stavolta non è stato semplice. Attenzione perché darò per valide solo risposte precise al 100% e nessun edit. Quindi la risposta corretta era Jack in the Dark, piccolo extra di Alone in the Dark 2, e il primo a dare la risposta giusta è stato... Complimenti! Ora la sfida del weekend. Sorprendetemi, di che gioco si tratta? Poracci, bentornati o benvenuti su TG Porro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche quando non c'è nessuno ad ascoltare. Oggi parleremo di alcune novità fondamentali riguardo Metroid Dread e di come Nintendo ha deciso di celebrare i suoi 35 anni di storia, della rivolta dei giocatori di Pokémon Go contro Niantic e del ritorno di Wind Waker. Più o meno. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, Instagram e Telegram in particolare, ormai lo sapete. Poi, se il caldo vi ha dato proprio alla testa, potete finanziare direttamente la realizzazione di questi video e unirvi al Porion, ricevendo in cambio ricompense esclusive. In caso, vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Iniziamo con qualche notizia al volo e partiamo da un consiglio poraccio. Mi raccomando, scaricate il gioco incluso a sorpresa all'interno della selezione dei titoli gratuiti dell'Epic Games Store. Dalla settimana prossima arriverà l'RPG Open World Rebel Galaxy. Fino al 12 avrete la possibilità di aggiungere gratuitamente alla vostra libreria A Plague Tale, Innocence e Minit. Ora, sapete quanto io abbia adorato A Plague Tale? Di sicuro avete visto il video dove ne parlo in modo approfondito. I numeri parlano chiaro, ma Minit è una vera sorpresa. L'inserimento del divertentissimo action adventure non era previsto, ma visto che ci sono stati problemi tecnici con la pubblicazione di Speed Brawl, lo spazio vuoto è stato colmato con Minit. Immaginatevi uno Zelda in 2D dove la meccanica principale consiste nel morire ogni 60 secondi per ritornare al checkpoint iniziale. Sul serio, provatelo e non ve ne pentirete. Poi è gratis. Parlando di super sconti, Nintendo sull'eShop americano ha iniziato una campagna di saldi niente male su titoli incentrati sul multiplayer. Nell'offerta sono inclusi anche titoli first party come Splatoon 2, Super Mario Party e Mario Tennis Aces, scontati del 30%. Da noi non c'è nessuna traccia di questa iniziativa, visto che per ora il multiplayer Mayhem Sales è confinato al suolo nordamericano, ma insomma teniamo gli occhi aperti, perché presto potrebbe arrivare una nuova ondata di sconti anche sugli eShop europei. E per chiudere questo primo segmento, un obbligo. Poracci, andatevi a recuperare assolutamente l'ultimo gameplay trailer di Axiom Verge 2 e anche la final preview pubblicata da IGN. Qui rischiamo di ritrovarci di fronte a un capolavoro del genere Metroidvania che sembra espandere a dismisura le potenzialità del primo capitolo. Molto interessante la nuova meccanica delle breach, le intrusioni, che permetterà di passare a una versione alternativa ad 8 bit della mappa di gioco, introducendo così il giocatore a una vera e propria nuova dimensione. Nell'articolo si parla addirittura di una meccanica simile a quanto visto in A Link to the Past con il Dark World e, oh mio Dio, non sto più nella pelle di provare questo Axiom Verge 2. L'unico problema è che non abbiamo ancora una data di uscita, se non un generico 2021. È chiaro comunque che questo sarà l'anno dei Metroidvania. E oggi si festeggiano anche i 35 anni della serie di Metroid. E in questa assurda timeline, dove Nintendo si è dimenticata del compleanno di The Legend of Zelda, a sorpresa la saga di Samus ha ricevuto un trattamento d'onore da parte della grande N. Atteggiamento che però ha anche delle determinate implicazioni. 35 anni fa usciva in Giappone il primo storico episodio di Metroid su NES. Oggi, mentre attendiamo l'uscita di Dread, prevista per il prossimo 8 ottobre, Nintendo ha deciso di portare avanti la serie di report pensati per introdurre il pubblico alle avventure di Samus. Questo quarto volume è però a dir poco speciale. Ripercorre infatti tutta la storia della serie in 2D, mettendo in luce alcuni aspetti in particolare delle produzioni che dal 1986 al 2002 hanno segnato l'evoluzione del genere. Tra artwork dell'epoca e curiosità snocciolate direttamente dal team di sviluppo, l'articolo si conclude con un breve trailer di Dread con tanto di footage inedito, che apre a infinite speculazioni su quella che sarà la trama del titolo.
che, come evidenziato nell'articolo, sembra avere forti connessioni con il true ending di Metroid Samus Returns, a simboleggiare proprio l'importanza di questo quinto capitolo conclusivo che probabilmente era nei piani di Sakamoto e Mercury Steam già nel 2017. Che ve lo dica a fare? Per me l'hype è ormai alle stelle e sembra quasi un sogno poter mettere le mani su Dread. Però va anche detta una cosa, l'aver scelto di ripercorrere così l'intera storia del brand attraverso un articolo sul sito ufficiale probabilmente allontana ancora di più le possibilità di rivedere proposti in qualche modo Zero Mission e Fusion all'interno della libreria Switch. Il modo più semplice per recuperarli legalmente è a oggi tramite Virtual Console su Wii U. Continuo ad essere convinto che la mancata riproposizione di questi episodi sia una vera occasione sprecata da parte di Nintendo di promuovere l'uscita di Dread nel migliore dei modi possibili. In un anno poi dove è stato dimostrato che anche i porting da 3DS vendono benissimo. Cioè, Miitopia, che con tutto il bene rimane una delle esclusive più marginali di tutto il catalogo 3DS, è riuscita a vendere più di 1 milione di unità su Switch. Ripeto, Nintendo ha dato priorità a Miitopia e non ha fatto nulla per Samus Returns, non aggiungo altro. E visto che siamo in clima di lamentele, in questi giorni si è scatenata una bella faida tra i giocatori di Pokémon Go e Niantic, gli sviluppatori del titolo. Tra la fanbase adirata che minaccia di boicottare il gioco e il team responsabile del progetto, ha preso piede un bel botta e risposta che vale la pena ripercorrere qui sul TG Poro. In fondo ne abbiamo già parlato in passato del malcontento della community di Pokémon Go. Le proteste nascono dalla decisione presa dal team di ridurre la distanza necessaria per interagire con i Pokéstop e le palestre al range utilizzato fino a inizio 2020. Infatti, durante la pandemia, per non mettere a rischio la salute dei giocatori, Niantic aveva esteso il raggio di azione per le interazioni più popolari, riducendo così drasticamente gli spostamenti necessari per giocare con Pokémon Go. Ora che però l'azienda ha deciso di ritornare negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda alle distanze iniziali, la community di Go ha iniziato a portare avanti delle proteste strutturate che hanno inondato i social con hashtag come Yaras Niantic e ha anche fatto partire una petizione che ha raccolto più di 160.000 firme. Al centro delle polemiche ci sono temi importanti come la sicurezza dei giocatori, l'accessibilità e il rispetto generale delle norme anti-Covid e anche il fatto che Niantic avesse fatto intendere che questi cambiamenti sarebbero stati permanenti. Di fronte a un tale sollevamento popolare, il team di sviluppo ha rilasciato una dichiarazione pubblica che prende in considerazione il malcontento della community. Pur non facendo un passo indietro sulle decisioni appena prese, Niantic ha formato una task force il cui compito sarà quello di trovare soluzioni alternative per garantire la sicurezza dei giocatori e anche i community leaders saranno presi in considerazione in questo processo decisionale. Il 1 settembre, data in cui cadrà il prossimo aggiornamento dei contenuti, Niantic renderà pubbliche le proposte di questa task force ed eventualmente modificherà alcuni elementi chiave dell'esperienza di gioco. Insomma, sebbene non si tratti proprio di una tempistica immediata, è apprezzabile lo sforzo di Niantic di venire incontro alle esigenze della community, anche se non è che siano richieste così assurde, e forse la decisione di ripristinare le distanze a quelli che erano gli standard pre-Covid è stata troppo affrettata. Voi che ne pensate, poracci? E per chiudere vi segnalo questo bel progetto amatoriale. Cosa? Vi aspettavate un aggiornamento sulla remaster della versione in HD di Wind Waker? Poracci, basta sognare. Le parole del buon Eiji Anuma sono state lapidarie. L'unica altra novità a tema Zelda che vedremo per quest'anno sarà il Game & Watch a tema, che vedrà la luce il 12 novembre. Ma si sa, dove non arriva Nintendo, ci pensa la fanbase. Trovo sempre molto affascinanti le reimmaginazioni di titoli storici sui nuovi motori grafici, anche se molto spesso queste produzioni amatoriali perdono il tocco inconfondibile della direzione artistica firmata Nintendo. Questo esperimento di Vitor Maccari tenta di trasportare l'estetica di Wind Waker all'interno dell'Unreal Engine 4 e so per certo che il risultato finale spaccherà in due la community. Da una parte è molto affascinante e riesce a ricreare quell'atmosfera sognante del titolo apparso per la prima volta su GameCube, dall'altra invece l'assenza di cel shading è una mancanza quasi imperdonabile, un tradimento che i più integralisti non digeriranno mai. Il risultato è una sorta di ibrido tra il remake di Link's Awakening e Wind Waker, e per me è promosso alla grande, soprattutto considerando
che è un progetto portato avanti da un'unica persona, ma sono curioso di sapere la vostra. Cosa ne pensate di questo breve teaser? Vi piacerebbe vedere un remake ufficiale di Wind Waker in grado di stravolgere l'estetica originale? E questo, poracci, era tutto per oggi, ma anche per la settimana. Ora io vado a riposarmi, ma vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Come al solito vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, sia del video che della settimana, e vi do appuntamento a lunedì. Mi raccomando, riposatevi e nerdate duro, forte. Io sono il Porotroid, Michele Dread, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ho scritto in particolare Instagram e TikTok.